Si diceva che per rendere i Gran Premi interessanti doveva esserci la pioggia. In Bahrain è un po' dura, ma ecco che ci si mette la sabbia, per cui pronti via e Leclerc si fa prendere dalla foga, frena, va dritto e ci rimettono Verstappen e Perez. Quest'ultimo riparte e vince la gara partendo dall'ultima posizione. Si mette in luce un certo George Russell, già nel mazzo dei vincenti, in mano a quel mago di Toto Wolff, ti pareva. Sul podio vediamo altre due stelle nuove, scalpitanti generazioni come Ocon e Stroll. E sapete perché la gara è stata entusiasmante? Perché l'ammazza Gran Premi, adesso vi dico chi è rimasto in quarantena, causa Covid. È il re nero, Lewis Hamilton, che questa volta senza gareggiare, eppure il più appagato di tutti i concorrenti. Pensate un po', lui si guarda il Gran Premio sul divano di casa, mangia un po' di noccioline, mentre il compagno di scuderia Bottas si perde nelle scie degli altri bolidi. I meccanici Mercedes fanno, diciamo così, un doppio pit stop per entrambe le macchine e si incasinano a tal punto da pensare che a dirigere le operazioni ci sia Fantozzi. Insomma, si potrebbe pensare che via Lewis la Mercedes sparisce dai radar. Senza Hamilton, insomma, ma quali doppiette di una volta? Quale supremazia della stella tre punte? Figure barbine, ecco, debacle totale. Si potrebbe pensare che, non avendo Lewis ancora firmato il contratto, potrebbe approfittarne per alzare la posta, ma con un rilancio al buio facciamo un po' di Fanta F1. La Mercedes potrebbe rispondere con ghigno da giocatore di poker, dichiarando di trovarsi casualmente per le mani un pilota che, pur non avendo mai visto la macchina, non avendo ancora imparato bene le posizioni dei bottoni e delle levette sul volante, non conoscendo l'ambiente delle frecce nere, è comunque in grado non solo di umiliare Bottas con un sorpasso da manuale, ma di andare con scioltezza a vincere il Gran Premio. Pensate che questa volta poteva proprio succedere. Non succederà invece che la Mercedes molli sette volte campione del mondo, stavamo ovviamente scherzando, ma rimane il fatto che è nata una stella che già brilla, George Russell. Prendete nota. Visto l'aria che tira in quell'ambiente, per ora lui non formulerà auguri di pronta guarigione a un inglese che ha sostituito per malattia in una domenica di dicembre e che penserà come a volte non tutti i Covid vengano per nuocere. È così che vanno le cose sotto il cielo della Formula 1. Stiamo in effetti assistendo allo scontro generazionale di due gruppi agguerritissimi. C'è la vecchia guardia, composta da sei piloti con l'esperienza, contro una dozzina di giovani affamati, ai quali si aggiunge Mick Schumacher, fresco di mondiale in Formula 2. Una tenerezza infinita nel vedere questo ragazzino affacciarsi a un mondo dove il padre è stato dominatore incontrastato per così tanto tempo, accumulando un palmarès di estremo livello, fra i più prestigiosi del mondo. Non sarà facile per lui portare quel nome sulle piste, bersagliato da inevitabili paragoni e similitudini, ogni volta una gara nella gara, sentendosi sempre sotto esame da parte della classifica come tutti gli altri, e in più della prova più crudele nel dover dimostrare di essere all'altezza di un padre considerato un pilota immenso. Che la fortuna ti sorrida, Mick.